salve a tutti. Io sono Laura Marco Turli, lei è Claudia Bellantonio, siamo due insegnanti di educazione fisica e siamo qui per proporvi una ginnastica per i nostri piccoli che vanno dai 3 agli 8 anni. Abbiamo diviso i nostri bambini in fasce d'età 3, 4, 5, 6, 7, 8 e abbiamo costruito per loro dei circuiti e degli esercizi specifici per le loro, i loro schemi motori base importanti per la loro crescita. Prima fascia d'età, 3-4 anni. I bambini in questa età cominciano ad avere un linguaggio importante ed imparano ad associare alcune parole ad oggetti ed azioni. Con il gioco occupano la maggior parte della giornata, imitano gli adulti e i loro amici. Noi appunto vogliamo proporvi esperienze motorie rivolte allo sviluppo dei suoi schemi motori di base come camminare, correre, afferrare, lanciare, saltare, rotolare, strisciare, scivolare, arrampicarsi. Il movimento così aiuterà il bambino a migliorare il suo linguaggio, la sua capacità di apprendimento e di attenzione. Aiutiamoli a scoprire il loro corpo. 5-6 anni, i bambini migliorano le competenze motorie e naturalmente gli schemi motori non sono del tutto ancora integrati. Si migliora la coordinazione e l'equilibrio, alla ricerca di nuove esperienze motorie e sono molto motivati, sempre giocando. Gli schemi motori, come abbiamo detto, sono le prime espressioni globali di movimento dinamico che poi saranno alla base dei gesti più complessi, quindi anche di quelli sportivi. Quello che noi vi vogliamo proporre, le capacità coordinative che sono alla base dell'apprendimento motorio. Quindi equilibrio, ritmo, differenziazione cinestetica, orientamento, reazione, fantasia e adattamento a nuove esperienze motorie. Siamo arrivati a 7-8 anni. A 7-8 anni lo sviluppo delle competenze motorie è quasi completato, in quanto le regioni cerebrali che regolano il movimento ha proprio completato il suo processo maturativo. Successivamente migliora la coordinazione regolata dal cervelletto. Tutte le energie in questa età sono concentrate nei vari apprendimenti, quindi abbiamo dei bambini sicuramente molto più attenti. Rispetto alle figure genitoriali non c'è conflitto come lo sarà nell'adolescenza, quindi l'importanza dell'adulto e del genitore nel fare scoprire il proprio corpo al bambino è determinante. Aumentano progressivamente le autonomie personali e sociali, il rapporto coi coetanei, il gioco di gruppo e di squadra, quindi collaborazione. Forza e resistenza sono ancora scarse, ma non vanno troppo stimolate, mentre è in aumento la rapidità. E sicuramente va mantenuta la mobilizzazione articolare e l'allungamento muscolare, che sono buoni.